amici Tecno Android, sono Gianluca. Oggi ci ritroviamo per l'unboxing di Nokia 5, uno smartphone presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona e commercializzato da poco. Non siamo soliti fare video unboxing, quindi vedere cosa c'è all'interno della confezione, tuttavia stiamo parlando del grande ritorno di Nokia con i primi smartphone, per il momento medio e basso gamma, Android, quindi non potevamo far altro che fare questo unboxing. Un unboxing un po' figli dei fiori, hippie, ma vediamo un po' cosa c'è all'interno di questa confezione. Allora, ci troviamo al cospetto di una confezione che sostanzialmente mi piace. È molto colorata nella parte anteriore, poco colorata nella parte posteriore, bella al tatto, un po' grande, un po' ingombrante, però diciamo che Nokia, dal punto di vista del design sia dello smartphone, perché ripeto, lo smartphone l'ho testato, è da circa una settimana che ce l'ho, quindi già posso farvi e darvi le prime notizie e informazioni al riguardo. Anzi, mi scuso per il ritardo nel caricamento dell'unboxing. Diciamo che sostanzialmente, come dicevo, Nokia ha tenuto molto sia al design del terminale, che a me personalmente piace tantissimo, fatta eccezione per i due tasti, io lo preferisco a sinistra, a destra, scusate, però sostanzialmente de gustibus, ma anche alla confezione stessa del dispositivo. Andiamo a vedere subito cosa vi è Android 7.1 Nougat, quindi l'ultimissima versione installata. Entro fine agosto arriverà anche su Nokia 3. Qualità costruttiva in alluminio, veramente molto bello, adesso che apriamo lo vedremo. 4G LTE naturalmente, categoria, se non ricordo male, 4.6 comunque. 2 GB di memoria RAM, 6 GB di storage, processore 64 bit octa-core Qualcomm, 5,2 pollici display in HD polarized, quindi polarizzato, 13 megapixel face detection autofocus nella camera posteriore, 8 megapixel con autofocus nella camera anteriore. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno del della confezione. Buttiamola là. Ecco qua il dispositivo, bello, molto bello esteticamente, piacevole al tatto, qualità costruttiva elevata, fotocamera sporgente però che non dà particolari problemi. Qui naturalmente questo è alluminio, vi è la scritta designed by HDM Global in Finlandia, naturalmente prodotto in Cina. Quindi qualitativamente lo smartphone mi piace, unica pecca: quando lo si utilizza scivola nel back panel posteriore, quindi non è molto piacevole. Back panel anteriore invece nessun tipo di problema, anzi per essere un HD si vede anche molto molto bene. Facciamo la prima accensione, nel frattempo vediamo cosa è presente sempre all'interno della confezione. Troviamo anzitutto delle cuffie. Mi dispiace dirlo, ma queste cuffie sono sostanzialmente di una qualità molto antiquata, nulla di che. Sono naturalmente delle classiche generiche, non in ear, marchiate Nokia, ok, con ingresso naturalmente 3.5 mm. Troviamo poi il caricabatterie con ingresso a muro, nel frattempo solida musichina Nokia, USB, standard ingresso, nessun tipo di problema, sottile, ok. Andiamo a vedere che altro c'è nella confezione, che da questo lato troviamo naturalmente il cavetto USB, micro USB, quindi lo attacchiamo in questa maniera e mettiamo a caricare lo smartphone. Sostanzialmente non è presente nient'altro, perché tutto il resto sono solamente manuali in varie lingue, la garanzia e la graffetta per poter aprire l'alloggio, che naturalmente è nano SIM, è previsto qua, scomparti differenti, uno per la micro SD fino a 256 GB, l'altro invece appunto per la nano SIM. Camera anteriore in alto a sinistra, altoparlante, simbolo Nokia, pulsante indietro, naturalmente pulsante per il menu, sblocco del dispositivo che funziona abbastanza bene, casse solamente una, anche se c'è il doppio scomparto, microfono micro USB 2.0.
e naturalmente i due tasti. Nella parte anteriore, nella parte diciamo di sopra del dispositivo, in quella di sotto, è possibile andare a individuare una piccola parte che è in plastica e non in alluminio. Andiamo poi a sbloccare il dispositivo. Una volta sbloccato, adesso ci sta chiedendo il feedback, ma io darei un 7/8, dai. Ok, non mostrare più questo messaggio, fatto. Ok, quindi abbiamo dato questo feedback. Troviamo sostanzialmente il sistema operativo 7.1.1 Android Nougat, normalmente, con l'interfaccia di Android stock, aumentiamo al massimo la luminosità, è piacevole, solo che ci aspettavamo una personalizzazione maggiore da parte di Nokia. Tutto sommato, comunque, non c'è da lamentarsi. Per il resto lo smartphone mi sembra reattivo. Vedremo successivamente, nei prossimi giorni uscirà la recensione e vi saprò dare delle informazioni maggiori. Bene amici, per questo unboxing e queste prime impressioni è tutto. Ci vediamo alla video recensione. Ciao a tutti!